cari amici di Fano TV, buongiorno. Per lo speciale odierno ci troviamo all'Agriturismo Gentil Rosso a Fenile di Fano. Oggi si celebra la giornata del biologico 2020. Si terrà tra pochi minuti una conferenza stampa per trattare le problematiche legate al biologico in tempi di Covid. E allora andiamo subito a conoscere gli esperti e a sentire la loro opinione. Diamo il benvenuto al direttore della CIA Gianfranco Santi, che sarà anche il coordinatore di questa conferenza. Il biologico ai tempi del Covid. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, c'è stata una svolta green non da poco. Sicuramente, noi come associazione, come CIA, sono oltre 20 anni che facciamo la giornata del biologico, cioè è un momento per valorizzare sia da un punto di vista salutistico che da un punto di vista ambientale cosa vuol dire coltivare col metodo biologico. E questo anche quest'anno, in periodo di restrizioni che abbiamo voluto organizzarlo non come convegno ma come conferenza stampa, perché riteniamo che la sensibilizzazione ai consumatori, ai cittadini tutti, rispetto al consumo marchigiano e al consumo in modo particolare del prodotto biologico, oggi sia una situazione che va assolutamente condivisa e nello stesso tempo va poi, io mi auguro, consumato, in particolare anche in queste feste, tanto del prodotto biologico, tanto del prodotto marchigiano. Far sì che il nostro lavoro sia capito, non solo mangiato, sia capito. Tolstoi scriveva: solo col lavoro agricolo può aversi una vita razionale e morale. L'agricoltura indica cos'è più e cos'è meno necessario. Essa guida razionalmente la vita, bisogna toccare la terra. Caro Assessore, io le chiedo di ascoltarci e di appoggiarci in questa impresa, di rendere, far tornare grande le nostre marche. In tempi di Covid le chiedo quali sono le difficoltà che hanno incontrato le imprese del settore e quali potrebbero essere le nuove proposte per una ripartenza. Le difficoltà sicuramente sono state moltissime, ma gli agricoltori sono resilienti, hanno continuato a lavorare anche nel lockdown totale. Quindi la difficoltà di portare avanti la produzione e contribuire a portare le derrate alimentari sulle tavole di tutti i cittadini sono state assolutamente notevoli. Per di più ci sono alcuni settori che hanno avuto molte difficoltà rispetto agli altri, penso agli agriturismi con la chiusura, penso al florovivaismo, ci sono veramente stati dei comparti davvero penalizzati. L'idea è quella di voler restare sul territorio, perché essere agricoltore non significa intraprendere una strada così a leggera, significa immedesimarsi nella propria azienda e quindi voler andare avanti. Per il futuro noi, fortunatamente l'assessore ce l'ha confermato, vorremmo guardare oltre, vorremmo guardare un mercato diverso, vorremmo guardare al mercato che ci dà la giusta retribuzione per il nostro lavoro, che non è solo derrata alimentare, ma è anche tutela del territorio, è anche presenza sul territorio, è anche tenuta di una realtà sociale ben maltrattata da questa pandemia. Domani, e questo è un appello, concedetemelo, domani Natale è alle porte, io vi consiglio e vi chiedo di acquistare marchigiano, di acquistare il prodotto biologico, di acquistare il prodotto convenzionale, ma marchigiano. Non darete una mano all'agricoltore Mario Rossi, darete una mano a un comparto e a un sistema economico regionale che deve rimanere in piedi. La prima volta che portai a mia madre un pacco di pasta integrale fatta da noi, devo dire. Presidente, buongiorno. Allora, sul territorio sono presenti circa 9.000 imprese e lo spirito degli agricoltori di innovazione, diciamo, è sempre forte. È sentito così anche in questo momento post-pandemico?
Di più. mi lasci la battuta, ma di più. In questa pandemia, per quanto brutta, per quanto i morti, insomma, muoiono persone, quindi non possiamo festeggiare di questo. Però questa pandemia ha dato un po' risalto a quello che stiamo facendo da 10 anni come CIA, quindi quello di promuovere le aziende agricole e il biologico del territorio. E con questa pandemia la gente si sta muovendo più localmente, sono usciti anche degli spot, io compro locale, come CIA abbiamo un portale dal campo alla porta, quindi sono tutte aziende sul portale che consegnano a domicilio. È brutto a dire, però si stanno muovendo più sul territorio, quindi le vendite per quelle che sono le aziende agricole non sono male. Chi sta soffrendo un pochino di più sono tutti gli agriturismi, che tanto, come sappiamo, con il lockdown fanno asporto, ma capite che il ristorante nel centro di Fano asporto lo può fare, l'agriturismo in cima a un cucuzzolo di una collina splendido, è bellissima, però l'asporto è improponibile. Con lei facciamo il punto della situazione per quanto riguarda l'economia del biologico. L'Italia è il primo paese europeo che vanta la produzione bio e anche noi come territorio locale, insomma, ci difendiamo bene. Che cosa possiamo dire a riguardo? Possiamo dire che questo settore primario per le Marche è un settore importantissimo. Abbiamo dei numeri che possiamo aumentare e dovremo aumentare. Purtroppo questo periodo di pandemia ha creato dei problemi ai nostri produttori, però l'economia marchigiana sul bio è un'economia che negli ultimi anni sta sempre aumentando il proprio fatturato. Abbiamo notato che tanti giovani stanno entrando in questo settore, tanti giovani credono nel settore primario dell'agricoltura e nel bio, nella trasformazione, nella realizzazione dei prodotti. Dovremmo soltanto cercare, con un sistema bancario vicino, in un momento delicato come questo, dare la possibilità a queste aziende di poter promuovere i propri prodotti, sostenerli e magari anche posizionarli in alcune piattaforme di marketplace dove possono magari vendere i loro prodotti non solo all'interno del territorio marchigiano. Auspico che tutti i marchigiani consumano i prodotti marchigiani, perché questo è anche un valore aggiunto economico per le nostre aziende fatte dai marchigiani, è una valorizzazione proprio delle Marche. Dobbiamo trovare oggi il sistema anche di posizionare queste aziende su alcuni settori di e-commerce per poter far vendere i loro prodotti. Dovremo trovare quei finanziamenti insieme alla Regione Marche, stiamo collaborando con il nuovo assessore all'agricoltura, il dottor Carloni, che ha preso veramente in mano le redini di alcune dinamiche, sul bio ci stiamo lavorando. Un ringraziamento lo voglio fare al dottor Santi e alla presidente Gattari della CIA, perché da sempre loro hanno attivato un'azione importante sul bio, anche con la loro presidente del settore bio. Pensiamo che oggi il valore aggiunto è anche la tutela di quello che noi mangiamo, dei nostri consumatori, e i nostri produttori sono veramente leader su alcune produzioni importanti come quelle che verranno presentate oggi qui a Fano. E se il sistema del credito, le politiche nazionali, il recovery fund sui progetti del Green vanno a interessare anche questo settore, secondo me i giovani avranno una prospettiva in futuro molto interessante da poter sviluppare anche come settore lavorativo e come un settore aziendale che può dare un futuro alle nostre generazioni, a livello di salute, a livello anche di economia. L'esperienza bio è davvero forte, di forte impatto sia per l'ambiente sia per il territorio. La provincia come si comporta in questo periodo storico, in questo momento così delicato? Sai, domanda più appropriata non potevi farmela. Stavo dicendo prima, io dal 1972 insieme a Gino Girolmoni, che sono nel biologico, insieme alla realtà di Isola del Piano che ha portato alla nascita della cooperativa Alcenero, oggi cooperativa Girolomoni, per cui, come dicevo, sono più di quasi 48 anni della mia vita che li ho passati all'interno del biologico.
per me non è una scelta, ma è proprio, ce l'ho nel DNA, è un modus vivendi, e in questo credo che anche la mia presenza in provincia come presidente vada proprio in questa direzione. Io infatti sto cercando di attivare una stretta collaborazione con gli istituti d'agraria della nostra provincia, proprio con le aziende che producono biologico e naturalmente anche prodotti d'eccellenza, perché io credo anche nell'eccellenza agroalimentare, naturalmente che segua i crismi proprio del prodotto che noi portiamo alla tavola dei consumatori, che non abbia niente da nascondere, che non abbia nessun risvolto. E non è solo una questione ambientale, è anche una questione economica, perché io credo che sia importante, come per anni io ho collaborato e ho lavorato anche all'interno di aziende che avevano un rapporto di commercio equo e solidale con i paesi in via di sviluppo. Credo che questo rapporto bisogna oggi estenderlo alle realtà italiane che producono prodotti di qualità, d'eccellenza e biologici, per mantenere la nostra tipicità agroalimentare e non essere costretti a cambiare perché magari viene importato del grano a dei prezzi bassissimi cui i nostri coltivatori non riescono a starci dietro. L'idea è architetti, formatori, vecchi agricoltori, gente magari espulsa dalla cosa ma con competenze tecniche, che prendere persone che desiderano, che siano giovani, che siano migranti, le migranti li mettiamo in gruppi familiari controllabili, non c'è da averne paura, a recuperare questi casali. Questi lavoreranno per recuperare la casa in cui andranno ad abitare. Dobbiamo difendere naturalmente il biologico in questo momento in modo particolare. L'emergenza Covid ha sicuramente cercato di metterci in ginocchio, però questa è una filiera che comunque va protetta e salvaguardata. Sicuramente e certamente. Dobbiamo difenderci e approfittarne, come dico nella migliore delle accezioni possibile. Approfittarne perché l'Europa guarda con attenzione, non solo attenzione di sguardo, ma con attenzione economica allo sviluppo del biologico in Europa. Nelle Marche sappiamo che siamo in una ottima posizione avanzata, forse tra i migliori in Italia, per cui dobbiamo considerare anche questo aspetto. Arriveranno dei soldi, per usare un termine quasi volgare, ma insomma, che finanzieranno la ricerca, lo sviluppo e l'aumento delle superfici biologiche, perché voglio dire il vecchio discorso che il biologico si sa che è un servizio al territorio e all'ambiente, per cui diventa estremamente interessante il riconoscimento del distretto biologico come entità che accorpa i vari produttori. Soprattutto diventa appetibile, secondo me, perché chi vede come funziona l'azienda biologica venendo da un altro tipo di coltivazione si rende conto che sempre più il biologico diventa conveniente economicamente, se vogliamo, per un verso, diventa economicamente conveniente per la terra, diventa conveniente per la fertilità del suolo, per il sequestro del carbonio e per le tante e diverse ragioni che conosciamo. Più volte con lei abbiamo parlato di distretti biologici. Allora le chiedo quali obiettivi vi siete posti in tempi di emergenza sanitaria. Allora, innanzitutto il distretto biologico ormai ha preso anche un nome, si chiama Distretto Biologico Terre Marchigiane. Va spedito, come obiettivo appunto è quello di rilanciare tutto quello che ricade all'interno del territorio, quindi partendo dal suolo dove, no, viene tutto, via via per agganciare tutto quanto quelle che sono le filiere, lavorare a sistema. Le volontà ci sono, le idee ci sono, idee ovviamente concrete. Come ben tutti sanno, ci sono 13 amministrazioni che hanno aderito prima al protocollo, adesso ovviamente si parla di statuto. Abbiamo oltre 150 aziende aderenti e questo anche devo ringraziare tanto anche la CIA, che è stata coraggiosa nell'affiancare la sua Anabio, perché non è altro che una piccola fetta di CIA, no? Che si occupa del biologico. Abbiamo lanciato questo progetto, è innovativo certamente, ci vuole coraggio perché comunque
quando anche le prime volte parlare di biologico faceva un po' paura per chi non era biologico, perché non si parla, no, magari di essere troppo verdi, ecco, quindi. Però tutto in realtà non è così. L'Europa ci ha dato degli obiettivi da raggiungere per il 2030, che sono di incrementare la superficie biologica al 25%, ridurre del 50% pesticidi, ridurre del 50% fertilizzanti e gli antibiotici. Quindi la strada è questa. E il biologico si sta prendendo carico di portare avanti questa, ecco, di realizzare questi obiettivi, ecco, per il 2030. Siamo con il vicepresidente della giunta regionale Mirko Carloni, buongiorno. In tempi di Covid paradossalmente c'è stato un forte incremento delle vendite da un lato e dall'altro però sui nostri scaffali ci sono tanti prodotti bio di importazione. Che cosa può fare la regione, diciamo, per sostenere il consumo e l'acquisto dei prodotti nostrani? Beh, è fondamentale riportare al centro il valore che i nostri prodotti hanno, non solo come biodiversità, che è un patrimonio enorme quello della Regione Marche, perché è la regione col più alto differenziale di prodotti biologici, ma soprattutto con la più grande superficie di attività agricola biologica in Italia. Però questo valore deve essere valorizzato soprattutto dai mercati e dobbiamo essere bravi a intervenire non solo con la politica dei sussidi, come è stato fatto in passato, ma cercando di sviluppare l'imprenditorialità e in modo particolare i mercati esteri, dove i nostri prodotti possono essere venduti con un prezzo più alto, in modo da lasciare più valore a chi produce e chi lavora la terra e fare in modo che fare biologico, fare biodiversità, valorizzare le eccellenze del nostro terreno, della nostra terra, sia davvero, oltre che bello, anche conveniente. Ecco, lo sforzo sarà tutto questo, insieme al fatto che vorremmo semplificare gli aspetti burocratici che in passato hanno fatto arrabbiare molti agricoltori sull'utilizzo del PSR. Noi vorremmo semplificare, fare in modo che i soldi che l'Europa mette attraverso il piano di sviluppo rurale siano percepiti dagli agricoltori come soldi delle imprese e la regione deve essere il veicolo con cui questi soldi vengono dati, ovviamente rispettando le regole, però senza gravami burocratici. La giornata del biologico 2020 termina qui, grazie a tutti i partecipanti e naturalmente a voi per averci seguito. Buon proseguimento!